La Castellano Udas vince e convince. Nella nona di ritorno del campionato di Serie C nazionale, la formazione biancazzurra di Matteo Totaro ha battuto per 99 a 96 Agropoli, in una gara che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori presenti sugli spalti. Quella vista in campo è stata una formazione che ha giocato con grinta, cuore e con grande sofferenza rispetto alla pessima prestazione di Benevento di 7 giorni fa. I biancazzurri stavolta sono sul pezzo sin dai primi minuti. Da Svoboda a Jonikas, a Liguori e Falcone, utilizzati a mezzo servizio fra acciacchi e influenze. Tutti danno il massimo, compreso Maggi e l'inossidabile Martone. Il fronte agropolese mette in campo il duo Corvo-Visnic, che macina gioco in maniera effervescente, dopo un'ottima partenza. Fra sorpassi e controsorpassi, belle giocate ed errori, ogni singola energia viene spesa. E non è un caso che l'intervallo lungo termini in parità 51 a 51. Il secondo tempo comincia in crescendo per la Castellano Udas, che riesce ad avere un consistente vantaggio nei confronti degli avversari di più 11, che non ci stanno a perdere, cercando anche con qualche fallo non proprio corretto di fare l'impresa. I padroni di casa, nonostante le poche energie a disposizione e con una difesa che regge bene, si porta a casa 2 punti che ridanno fiato dopo 2 settimane difficili e con la tifoseria che va avanti nella protesta, scandita da 3 striscioni eloquenti durante il corso della gara, è rimasta ancora in silenzio. Adesso una settimana per recuperare un bel po' di infortunati e preparare la trasferta di Castellammare di Stabia. Allora, mi ha dato il coach della Castellana Udas, finita 99 a 96, una partita tosta, lo si sapeva contro Agropoli che non vi ha mollato nemmeno negli ultimi 20 secondi. Allora, hanno ancora qualche chance di arrivare nei primi 3 posti. Noi dobbiamo continuare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile con tutte le difficoltà che ci sono state e ci stanno ancora dietro. Io problemi non ne ho, ci metto sempre la faccia sia quando si vince che quando si perde. I ragazzi oggi hanno dimostrato qualcosa di più che in questo periodo con tanti problemi, veramente tanti, sono andati avanti. Io penso che da qui alla fine qualche altra bella soddisfazione ce la togliamo, quindi e sono sicuro di questo. Ma continueremo a lavorare su questo versante e andiamo avanti. Certo è che dal passo in avanti dopo la pessima prestazione di Benevento, Matteo. Benevento è stato un flop totale, non ci siamo stati in nessun modo, abbiamo tenuto per 2 quarti. C'è anche da dire, non trovo scusanti. È stata una battuta d'arresto pesante come l'hanno avuta anche le altre. Io sto recuperando gente acciaccata da varie settimane, ma stanno stringendo i denti e stanno giocando. Ogni tanto hanno delle difficoltà, altre volte come stasera hanno dato anche il cuore, a differenza di qualcuno che pensa che non ce l'abbia. Senti, ci dici dove sta Andrea Maggi? Ha preso un colpo all'occhio e è un po' sanguinante. Adesso vediamo domani le condizioni in cui sta. Abbiamo tutto il tempo per recuperare Ferrazzi, tutto il tempo per recuperare Andrea, tutto il tempo per recuperare Armando, che gli devo fare un applauso, che bene mercoledì si è fatto male alla caviglia con una forte distorsione, oggi è stato in campo, a Gianfranco che ha stretto anche i tempi di denti perché non si è allenato per tutta la settimana. E complimenti ai ragazzi, se la sono meritata questa partita e va soprattutto a loro. La domenica fra calcio e pallavolo ha regalato ancora soddisfazioni per le compagini ofantine. Per il calcio era in programma l'atteso big match al Monterisi fra Audace e Cerignola contro San Marco per la terza di ritorno del campionato di prima categoria. I ragazzi di Massimo Gallo ottengono un prezioso 0-0 contro un avversario ostico e maidomo e rischiando qualcosina in inferiorità numerica nella ripresa. Nonostante ciò, la gara è corretta ad alla fine un terzo tempo di straordinaria intensità ed amicizia. Bene anche la Sportmania Cerignola nella terza di ritorno della seconda categoria. Il team di Michele Schiavone vince per 2-1 contro un Troia non semplice da battere, ma anche con un terreno di gioco in trasferta che ha messo a rischio la partita stessa. Con il pareggio del Sauri in casa 0-0 con il Vicari, gli Ovantini si riportano in vetta solitaria con 2 punti di vantaggio.
Per la pallavolo, nuovo travolgente successo per la Libera Virtus Cerignola nella terza di ritorno del campionato di Serie B2 Volley Donne. Le virtusine, guidate dalla coppia Michele Drago e Cosimo Di Lucia, hanno espugnato il parquet di Benevento per 3-1, 25-17, 19-25, 23-25, 19-25 i parziali.